Beh, eccoci qua. Benvenuti a Reinventore, da Beniamino. Oggi reinventiamo alcuni esperimenti e osservazioni sulla digestione. Abbiamo qui una statua anatomica che abbiamo reinventato costruendola con materiale povero. L'abbiamo costruita una sagoma col compensato e i vari pezzi rappresentano i diversi organi del corpo umano che interessano la digestione. Dopo la bocca, il cibo scende per un tubo detto esofago, porta cibo. Incontra una valvola, un rubinetto, che dà su questa bottiglia di plastica che è lo stomaco. Infatti quando mangiamo possiamo mangiare fino a 1,5 litri di cibo e lo stomaco è elastico, si allarga e contiene tutto. Poi c'è anche un'altra valvola all'uscita dello stomaco, che è il piloro, che dà sul duodeno. Questo pallone da calcio bucato è il fegato, un organo molto importante. E questa sagoma è la cistifellea, la piccola ciste che contiene la bile, un succo fabbricato dal fegato. La spugnetta è il pancreas, che conduce il succo pancreatico, al duodeno. E questo comincia un lungo tubo con il duodeno, è un tubo lungo 6 metri e il duodeno ne costituisce le prime 12 dita, duodeno 12. Questo tubo è l'intestino, questo tubo spugnoso in cui il cibo viene assorbito. Ci sono diverse fasi della digestione, in bocca, nello stomaco, nel duodeno, nell'intestino e alla fine poi quello che rimane viene espulso. Questa statua anatomica è come una mappa del corpo umano, molto dettagliata, e come nelle mappe ci sono i monti e i fiumi, e disegnati in modo molto preciso, così in una statua anatomica ci sono in modo tridimensionale le ossa, il sangue e anche gli organi della digestione, per esempio, quindi i tubi, ampolle e così via. Perché è importante la digestione? Perché è importante mangiare? È importante mangiare per tre motivi principali. Per l'energia che ci serve per correre, per fare i compiti, per concentrarsi. Abbiamo continuamente bisogno di energia. Per costruirci il corpo, dove prendiamo il materiale per costruirci le mani, le ossa, le orecchie? Tutto quanto viene dal cibo. E infine anche per proteggerci dalle malattie. Protezione dalle malattie, le medicine cominciano con una buona alimentazione. Ora facciamo un esperimento per dare un'immagine dell'energia contenuta nel cibo e per farlo daremo fuoco a una nocciolina, una di queste noccioline. Abbiamo fissato la nocciolina a questo filo metallico che sta attaccato a un'asta, perché la nocciolina fa una grande fiamma che è la prima immagine che abbiamo dell'energia del cibo. Possiamo però anche misurare questa energia facendo bollire dell'acqua. Pertanto in un pentolino, che non è altro che il recipiente di una candelina, mettiamo 10 grammi di acqua. Poi dalla nocciolina scenderà olio bollente, per cui è bene avere dell'acqua sotto e non sporcare la cattedra, anche avere dell'acqua a portata di mano perché la fiamma della nocciolina è importante. E una volta dato fuoco alla nocciolina porteremo il pentolino d'acqua sopra, l'acqua arriverà fino a bollire e alcuni grammi d'acqua bolliranno via. Thank you.
La fiamma dura molto a lungo, più di quanto uno si aspettasse, e questa è un'immagine e anche una misura dell'energia contenuta in una nocciolina. Sulle informazioni nutrizionali che si trovano nei foglietti del cibo confezionato, vengono riportate misure di questo tipo. Vediamo ora quanto pesa. grammi, 2 grammi e mezzo d'acqua sono evaporati via, bolliti via. Questa dunque è l'energia contenuta in una nocciolina. Ma come questa energia raggiunge i piedi, per esempio, quando dobbiamo correre? Seguiamo allora il viaggio del cibo attraverso gli organi della digestione. Questa non è tanto una mappa anatomica, ma è piuttosto vedere proprio cosa succede, come funzionano. Il viaggio comincia in bocca. Su questo bicchiere noi scriviamo bocca e ci rappresenta la bocca. È una cosa che possiamo fare anche in classe. Ogni bambino prepara un bicchiere e questi bicchieri sono un po' anche delle ampolle e le diverse stanze, i diversi vasi di questo laboratorio chimico che è un po' il sistema digerente, l'apparato digerente. Nella bocca prendiamo per esempio un cracker. Nella bocca ci sono i denti servono per frantumare il cibo. Nella bocca c'è poi la saliva. Quando noi annusiamo un buon profumo, comincia a salivare le ghiandole salivari sotto la lingua, dietro il palato, per spruzzare di saliva il cibo. La saliva infatti ha proprietà digerenti, comincia già la saliva a trasformare le sostanze che mangiamo, non solo, anche proprietà disinfettanti per togliere magari batteri o altre cose dannose che possono esserci nel cibo, è il motivo per cui noi per esempio ci lecchiamo le ferite. E poi nella bocca abbiamo la lingua che ci serve per parlare, cantare, ma anche per mescolare il cibo. Con la lingua possiamo pallottolare il cibo in una pallina e vediamo la saliva che agisce. Noi non abbiamo usato saliva originale, ma abbiamo usato dell'acqua che rappresenta la saliva. Ma il cibo già comincia a venire trasformato dalla saliva. E soprattutto per i prodotti farinacei con l'amido e i carboidrati, questi carboidrati vengono trasformati in zuccheri, che è un po' la riserva di energia del nostro corpo. Possiamo fare questo esperimento anche nella nostra bocca. Prendiamo un cracker, lo mastichiamo, lo appallottoliamo e lo lasciamo come sospeso sulla nostra lingua, cercando di fare attenzione al cambiamento di sapore. Infatti avvertiamo un sapore più dolce a poco prevalere. Una volta frantumato e appallottolato, il cibo viene quasi catapultato dalla lingua giù per l'esofago. L'esofago è un tubo che scende e arriva fino nello stomaco. C'è una valvola, il cardias. Il cibo viene portato dall'esofago come questa pallina in questo tubo. La pallina non cade per la forza di gravità, ma viene spinta
dal tubo stesso che si stringe e la fa avanzare, stringendosi. È un tubo fatto quindi di muscoli che si stringono e per questo possiamo anche mangiare, addirittura bere anche a testa in giù o sdraiati orizzontalmente. Quando il bolo, il cibo appallottolato, viene chiamato bolo, arriva fino alla bocca dello stomaco, c'è questa valvola, il cardias, che si apre, lo fa entrare e si richiude. Noi possiamo anche ascoltare, se c'è silenzio, il rumore che fa questa valvola quando si apre e si chiude, aiutandoci con un tubo. Il cibo, così appallottolato e masticato, arriva quindi nello stomaco. Come nella bocca abbiamo fabbricato un liquido, la saliva, anche nello stomaco c'è un liquido. Questo liquido è l'acido cloridrico, il cui nome familiare è muriatico. Nello stomaco abbiamo quindi un acido molto pericoloso concentrato. Questa bottiglia la uso per bellezza e sostituiamo l'acido cloridrico con dell'aceto, che sempre acido è. Come avevamo una piccola bocca fuori dalla bocca, abbiamo ora un piccolo stomaco fuori dallo stomaco. Ed è qui che è partita anche l'idea dell'esperimento. Con questo stomaco fuori dallo stomaco possiamo vedere l'azione dei succhi gastrici, ossia di questo acido che è il succo dello stomaco. Può corrodere infatti non solo il cibo, ma anche i gessetti, anche i pezzettini di ferro. Ora buttiamo un gessetto nell'acido. Vediamo che il gessetto viene sgretolato dall'acido, rotto in tanti piccoli pezzettini. Una cosa del genere continua a fare anche il nostro stomaco sul cibo. Buttiamo nello stomaco anche il cracker che abbiamo mangiato e anche un biscottino. Anche nel biscottino sono presenti molti nutrienti. C'è la farina, ma c'è anche il cioccolato, il burro e così via. Allora, mangiamo prima il cracker. E ora mangiamo anche il wafferino. L'idea di costruire diversi organi e fare un laboratorio in questo modo è venuta dalla storia della scienza, perché verso 1820 un boscaiolo americano si ferì accidentalmente col moschetto, una brutta ferita che interessava i polmoni, le costole e lo stomaco. Il medico lo curò, riuscì a salvarlo cucendo, ripulendo bene la ferita e ricucendola, ma non guarì perfettamente e da un piccolo buco nello stomaco, quando mangiava, usciva del liquido. Non era sangue, ma era il succo gastrico. E così questo medico, curandolo, poteva anche studiare la digestione umana. Addirittura, con un piccolo bicchierino, aveva preso un po' di succo gastrico. Noi ogni giorno ne fabbrichiamo 800 cc, un bel paio di questi bicchieroni. E quando questo medico, che si chiamava William Beaumont, curava questo boscaiolo Alexis de Saint-Martin, tornava a casa dalla moglie e diceva: cosa c'è per cena? Costolette, salsiccia, verdure, zucchero. Lui poteva inserire un pezzettino dei cibi e studiare la digestione di questo alimento piuttosto di quell'altro e così via. Ora noi estendiamo questa rappresentazione quindi della fisiologia, della digestione, del laboratorio chimico che abbiamo dentro anche agli altri organi. Il fegato, per esempio, fabbrica anch'esso un succo. Di che succo si tratta? Della bile. Svolge molte funzioni il fegato, soprattutto quella di controllare la composizione del sangue. E la bile che il fegato fabbrica
La costruisce a partire anche dai globuli rossi ormai vecchi e disfunzionali. È quindi un po' come il detersivo che una volta si faceva con la cenere, riciclando un po' i resti. E il fegato fabbrica questo succo, la bile, che viene poi conservata in una vaschetta apposita, che è la cistifellea. Un altro organo è il pancreas, qui rappresentato dalla spugnetta. Anche il pancreas fabbrica un succo che è acqua e bicarbonato. E il suo scopo è quello di neutralizzare il succo gastrico. Lo stomaco, una volta completata la sua funzione, travasa succo gastrico acido e cibo digerito, che a questo punto si chiama chimo, nell'intestino, che comincia con il duodeno. Allora si apre la valvola detta piloro e tutto cibo e acido viene travasato nel duodeno. Dalla cistifellea arriva la bile. Dal pancreas, attraverso il condotto pancreatico, arriva il succo pancreatico. Il suo scopo è quello di neutralizzare l'acido. Il succo pancreatico infatti è basico e neutralizza l'azione dell'acido. L'acido infatti è molto aggressivo e solo lo stomaco è preparato per contenerlo, e nelle sue pareti c'è una specie di vernice di poltiglia fabbricata dalle cellule che è protettiva. Se per caso in alcuni punti questa vernice viene via, allora in quel punto l'acido aggredisce la parete dello stomaco e la corrode, ci fa un buco, si chiama ulcera. Lo stomaco è protetto dall'azione dell'acido, ma non gli altri organi, pertanto l'acido, il succo gastrico, va neutralizzato appena esce dallo stomaco. Nel duodeno l'ambiente è basico. Dal duodeno il cibo prosegue il suo viaggio nell'intestino. L'intestino è questo lungo tubo spugnoso dentro il quale il cibo viene assorbito. Poco a poco i componenti nutritivi attraversano la parete dell'intestino e nel sangue raggiungono il fegato, dove saranno conservati, soprattutto gli zuccheri. La parte nutriente, quindi rappresentata dal liquido sottostante, raggiunge il fegato, mentre quello che rimane nell'intestino va direttamente al gabinetto. Le sostanze nutritive nel sangue raggiungono il fegato, dove saranno immagazzinate e distribuite a tempo debito a tutte le cellule del corpo umano. Nell'intestino rimangono le feci. Facesti le feci? Sì, le feci. Le facesti le feci? Le feci escono dall'intestino crasso e contengono un po' le parti non nutrienti del cibo, non digerite, e anche i batteri che partecipano alla digestione. È infatti più complicato ancora di così. Non solo, diciamo, possiamo fare un passo successivo e studiare oltre l'anatomia anche l'anatomia microscopica, ossia come sono fatte le cellule di questi organi,
quelle che fabbricano il succo gastrico, quelle che fabbricano la vernice protettiva, quelle che fabbricano il succo pancreatico, quelle che fabbricano la bile. Come vivono queste cellule? E questa è l'anatomia microscopica. Ma poi abbiamo anche degli ospiti che partecipano alla digestione, dei batteri che svolgono alcune funzioni. E poi ci sono tante altre molecole, enzimi, che anch'essi svolgono diverse funzioni. Per cui non siamo soltanto un laboratorio chimico con dei tubicini speciali, dei rubinetti e diverse ampolle piene di succhi particolari, ma siamo anche, da un certo punto di vista, uno zoo pieno di piccoli batteri che svolgono tante funzioni nella nostra digestione e che ci aiutano. Bene, quindi augurandovi una buona alimentazione, vi saluto e vi rimando alle schede sul sito reinventore.it per ogni approfondimento di carattere storico o pratico.